Con il tutorial numero 3 andiamo ad inserire al nostro slide uno style. Rendiamo attivo il programma trascinando la nostra prima immagine. Selezioniamo cliccando al suo interno e portiamoci subito su style. Il programma a corredo consegna una serie di slide molto di style molto carini. Il forte di Brousseau sono proprio le transizioni e gli style, sono veramente carini. Ho selezionato Image of Love, il rigo è diventato azzurro, clicco su Applica e poi la finestra, il programma mi interroga con questa finestra, mi chiede ancora se voglio lavorare appunto con questo style, io dico di sì e mi porto sulla destra, dove provvedo a riempire i vari livelli con i relativi file. Inserisco il numero 3 e l'ultimo, il 4. Perfetto, avrei anche finito. Incomincio ad interrogare l'anteprima per vedere se mi soddisfa. Intanto noto che ogni style ha un tempo consigliato. Best time. In questo caso il programma consiglia 5 secondi e un secondo per la transizione. Ricordiamoci questi valori. Adesso voglio farvi notare che questo style è composto da una serie di file, ma anche da un testo. Questo livello del il testo appunto è raggiungibile cliccando su Caption. Eccolo lì. Però, ecco, dobbiamo cliccare su Caption Setting. Vediamo che ogni parolina è poggiata su un livello. Se noi avessimo una parolina con una parola con una letterina in più, dovremmo cliccare sul segno più per aggiungerla. Viceversa, se fosse più breve, per toglierla, clicchiamo sul segno meno e si elimina un rigo per intenderci. Invece, queste freccette, sono direzionali e servono per eventualmente poter spostare i vari livelli, mettendoli sopra o sotto. Se noi volessimo, per dire, avere una parolina variopinta, colorata e non con questo colore scuro, dovremmo formattare tutti i righi, tutti i livelli. Cominciamo dalla prima, ci diamo un'ombra e diciamo per esempio che vogliamo colori armoniosi, colorati e tutto quanto. L'ombra alla seconda, il colore, scegliamo un blu questa volta, un'ombra qui, un colore, il verde non c'è ancora, un bel verde, l'ultimo. Ombra, colore, cosa scegliamo? Eccolo là, viola. Ecco la nostra parolina. Possiamo fare ancora tante cose su questa parolina, l'effetto del testo, però lasciamo questo perché è molto bello. Poi sarà motivo di un'altra lezioncina quello di intervenire proprio sul testo in particolare. Bene, adesso possiamo già cliccare su OK. Abbiamo detto che i secondi consigliati erano 5 per lo style, per lo slide e 1 per la transizione. Eccolo lì. Vediamolo. Che carino, proprio bello, perfetto. Eccolo, di nuovo. Ok, abbiamo finito.